Ebbene, cari iscritti e non, finalmente ci siamo. È giunta finalmente l'ora di darvi in pasto un piccolo progetto a cui stavo lavorando da un po' di tempo. Come avevo già annunciato nel video precedente, oggi con questo video parte la playlist dedicata alla lore di Bloodborne. Un videogioco eccezionale che, pur essendo uscito ancora nel 2015, tuttora, man mano che lo gioco e continuo a scoprirlo, riesce comunque e sempre a regalarmi delle soddisfazioni. Tuttavia mi rendo perfettamente conto che addentrarsi nella lore di questo videogioco non è proprio cosa facilissima. Difatti, essendo Bloodborne un, possiamo definirlo, fratello della saga dei Souls, ciò riesce a collocarlo di diritto all'interno di un immaginario molto più vasto e complicato. Sappiamo benissimo che la trama di questi videogiochi è sempre e solamente accennata, data al giocatore in minimissima parte, giusto quello che gli basta per poter proseguire nell'avventura, ma dietro, celato all'occhio attento dello spettatore, c'è molto di più. E qui lo ammetto candidamente, ragazzi, tra la lore dei Souls e la lore di Bloodborne preferisco di gran lunga quest'ultima. Se difatti la trama dei Souls si muove all'interno di un scenario che possiamo definire fantasy, la trama di Bloodborne, almeno quella che conosciamo sino ad oggi, si muove all'interno di un panorama molto più interessante ed intrigante, ovvero quello della fantascienza fortemente ispirata all'universo di Lovecraft. Difatti, chi mastica o conosce anche solo vagamente l'universo del ciclo di Cthulhu noterà che man mano che andremo avanti con l'esposizione della trama, di punti in comune ce ne sono abbastanza. Difatti è abbastanza palese come Miyazaki abbia preso fortemente spunto da questa serie di romanzi e considerando il suo elaborato finale, alla faccia. E qui ragazzi voglio concludere con le premesse con un dettaglio fondamentale e che ci tengo a specificare sin da subito. Voglio essere ben chiaro, all'interno di questa raccolta di video non andremo ad analizzare tutta la lore di Bloodborne, no, assolutamente no, non ne possiedo le competenze, non sono arrivato a tal punto con la conoscenza del videogioco e penso che altri più competenti di me l'abbiano già fatto. Tuttavia ciò non toglie che andremo a fondo nella questione, andando ad esporre lo scheletro e la muscolatura su cui si regge tutto quanto videogioco. Andremo per tappe, dagli avvenimenti più antichi agli avvenimenti più recenti che ci vedono protagonisti nel videogioco. Ripeto, tanti dettagli non verranno presi in considerazione, altri personaggi più o meno importanti nemmeno verranno accennati. Tuttavia lo scopo di questi video non è assolutamente quello di creare un'enciclopedia su Bloodborne, ma semplicemente quello di andare a creare delle fondamenta, una base ben solida per eventuali futuri giocatori che vogliono approcciarsi a questo videogioco e capirci qualcosa di più sin da subito e solo successivamente con la loro esplorazione andare ulteriormente ad arricchire il piatto. Per cui ecco, mi raccomando, di tutto Bloodborne noi andremo ad affrontare bene o male il suo 70%, la parte assolutamente più interessante e fondamentale. Tutto il resto sta a voi scoprirla. Detto questo ragazzi, io concludo qui l'introduzione a questa raccolta di video e cedo volentieri la parola ad un esperto di vecchia data di questo canale. Sarà lui il narratore e ad avere l'onore e onore di potervi spiegare tutto quello che serve sapere sulla lore di Bloodborne. Ragazzi, spero che questa piccola raccolta di video possa piacervi. Io per ora vi saluto, ci rivedremo alla fine di questo percorso per tirare un pochettino le somme. Grazie mille a tutti voi per esserci, buona visione. Siamo nati dal sangue, resi uomini dal sangue, annientati dal sangue. I nostri occhi sono ancora chiusi. Temi il sangue latino. Oh, salve a tutti cari pazienti, perdonatemi la mia mise un po' disordinata, ma sono appena tornato dal lavoro. Ebbene sì, i turni di pomeriggio presso la chiesa della cura sono sempre molto faticosi, tra pazienti reticenti, alcuni invece un tantinello esuberanti, e alcuni volenterosi che si donano spontaneamente alla chiesa, beh, di lavoro da fare ce n'è. Come dite? Non sapete cos'è la chiesa della cura? Ma dico io, allora di che cosa stiamo parlando?
Ah già, è vero, ora mi ricordo. Palmozio mi aveva detto che necessitavate di un po' di ripasso. Sono stato chiamato appositamente proprio per spiegarvi tutto ciò. Tuttavia mi rendo perfettamente conto che la situazione è un pochettino complicata, per cui oggi, insieme a voi, miei cari studenti, voglio iniziare proprio dalle basi, da dove tutto è partito, ovvero l'era antica. Nell'antichità esistevano gli Ptumeriani, dei veri e propri precursori del genere umano, una civiltà oggigiorno che noi potremmo definire come dotata di conoscenze e capacità inimmaginabili. Questo sontuoso popolo aveva sempre abitato nelle profondità della terra, in quelli che noi oggi conosciamo come labirinti, i quali vennero successivamente rinominati come calici o tombe degli dei. Non si sa con esattezza da dove venivano e da dove avevano origine gli Ptumeriani, ma presumibilmente possiamo quasi considerarli come sempre esistiti, e le loro esistenze continueranno per soventi epoche, sino ad un momento storico per tutti noi. Giunse il tempo in cui la civiltà ptumeriana venne a conoscenza dell'esistenza della verità straordinaria, ovvero dell'esistenza di coloro che noi oggi conosciamo come grandi esseri, creature sovrannaturali, quasi ultraterrene, addirittura potremmo azzardarci a definirle aliene, dotati di poteri e capacità incommensurabili, in grado addirittura di riuscire a manipolare a loro totale piacimento concetti per noi fondamentali come lo spazio, il tempo, la vita, la morte, il sogno e la realtà. Da questo incontro gli Ptumeriani iniziarono a venerare i grandi esseri come delle vere e proprie divinità. Man mano che il tempo scorreva, gli Ptumeriani riuscirono addirittura ad entrare in diretto contatto con i grandi esseri. Questo portò alla scoperta da parte dei Ptumeriani del sangue antico. Un liquido a dir poco miracoloso, in grado di curare qualsiasi malessere, anzi era addirittura in grado di potenziare notevolmente mente e corpo di chiunque lo assumesse. Addirittura gli Ptumeriani arrivarono a capire che all'interno di questo liquido era celata l'essenza stessa della vita e dell'evoluzione della specie. Lo studio dei Ptumeriani riguardante questa miracolosa sostanza li portarono a scoprire che quella che tenevano tra le mani era niente poco di meno che il sangue stesso del padre di tutti quanti i grandi esseri, Odon l'informe. Questo grande essere, per noi povere menti umane totalmente incomprensibile ed inimmaginabile, volle egli stesso donare agli Ptumeriani il proprio sangue, allo scopo di permettere loro di poter accedere a uno step successivo nell'evoluzione, permettendogli di conoscere meglio il cosmo e l'essenza stessa dell'esistenza. Da quel momento, chiunque volesse accedere a questa conoscenza e a queste capacità doveva aderire alla comunione con il sangue antico. In pratica, è fondamentalmente l'ultimo step evolutivo per qualsiasi specie. Qui, con il passare dei secoli, se non addirittura dei millenni e delle ere, gli Ptumeriani e i grandi esseri entrarono sempre più in contatto, addirittura arrivando a convivere all'interno dei labirinti. E all'epoca questa convivenza fu proficua per entrambi. Da una parte i grandi esseri potevano crogiolarsi nella beatitudine di essere considerati e venerati come delle vere e proprie divinità. Dall'altra gli Ptumeriani avevano la possibilità di poter accedere al sangue antico tramite la comunione e poter sviluppare sempre più la loro conoscenza riguardante la verità straordinaria, al punto tale che anche gli stessi Ptumeriani riuscirono ad elevarsi negli step successivi di evoluzione e trasformarsi in qualcosa di quasi soprannaturale, anche loro iniziando a sviluppare capacità che si avvicinavano a quella dei grandi esseri, tra le quali possiamo vantare una immensa conoscenza dell'arcano e per ultimo, ma non trascurabile, addirittura la vita eterna. Ma più passava il tempo e sempre più i grandi esseri diventavano inquieti. Pur nella loro essenza divina, anche loro, come qualsiasi altra specie sul regno animale, doveva assolutamente garantire la sopravvivenza della loro specie, tramite la riproduzione, ovviamente. Tuttavia, questa pratica tra di loro era assolutamente impossibile, in quanto ognuno diverso dall'altro, necessitavano quindi di un surrogato. Fu per tale motivo che i grandi esseri decisero di scegliere Yharnam, ultima regina ptumeriana, come incubatrice e madre della loro prima prole. Non possiamo dirlo con esattezza, ma siamo abbastanza sicuri che nel corso del tempo di questi tentativi di incubazione da parte dei grandi esseri ve ne furono moltissimi, la maggior parte dei quali totalmente infruttuosi. Attenzione, maggior parte, perché alcuni di essi siamo sicuri che ebbero successo. Questa pratica venne poi ribattezzata da noi uomini di scienza rituale del sangue.
e anche qui il tempo scorse in maniera incommensurabile. Tuttavia sappiamo che ad un certo punto i grandi esseri decisero di lasciare completamente la Terra per poter ascendere nuovamente ai loro piani di esistenza superiore. Gli unici resti prova del loro passaggio nei labirinti si possono tuttora trovare sotto forma degli organismi che noi conosciamo come lumache. Non possiamo sapere quale fu il reale motivo che spinse i grandi esseri ad abbandonare completamente il popolo ptumeriano. Tuttavia alcuni ipotizzano che la causa debba andarsi a cercare proprio nell'arroganza e nella volontà di questi ultimi nel voler continuare ad accrescere costantemente la loro conoscenza del cosmo. E fu proprio questa volontà incessante di voler ascendere anche loro ad esseri del cosmo che spinsero i grandi esseri ad abbandonare questo popolo. Tuttavia l'abbandono dei grandi esseri dei labirinti non scoraggiò assolutamente gli ptumeriani. Difatti essi continuarono con la loro conoscenza e studio della verità straordinaria e del cosmo, sempre e solo grazie al sangue antico lasciatogli dai grandi esseri. Tuttavia, più passava il tempo e più gli ptumeriani si resero conto che il sangue antico nascondeva un terribile effetto collaterale. Se infatti, da una parte, il sangue antico era in grado di perfezionare il corpo e la mente, dall'altra era in grado di risvegliare quella che noi oggi conosciamo come stato di bestialità. Un processo di totale modificazione del corpo e della mente di chi assumeva sangue antico che lo portava ad essere una vera e propria belva, totalmente assetata di sangue e totalmente impazzita. Questo stato ferale è insito nella stessa natura umana. Il sangue antico ne permetteva semplicemente la fuoriuscita e lo sviluppo nel tempo. Questa inesorabile verità portò a quella che noi oggi conosciamo come prima piaga delle belve, la quale man mano si estendeva a macchia d'olio e tantissime civiltà delle terre emerse vennero totalmente spazzate via da questa immane tragedia. Una su tutte che mi sento di citare fu la città di Loran, completamente spazzata via dalla piaga delle belve e gli esseri umani trasformate in bestie totalmente cieche di follia e in totale balia della loro sete di sangue inestinguibile. In seguito a questi tragici avvenimenti, ciò che rimaneva del popolo ptumeriano decise di ritirarsi all'interno dei labirinti, sigillandosi, restando anche loro in balia della piaga della belve, ma custodendo al resto del mondo emerso le terribili conoscenze e verità che avevano scoperto nel tempo. E tutto ciò durò ancora una volta per delle intere ere, con gli ptumeriani e la verità straordinaria sepolta nei labirinti e i popoli emersi sempre più in balia della piaga delle belve, finché non giunse il tempo di ciò che noi oggi conosciamo come ricorrenza, ovvero un punto di svolta di origine cosmica che diede inizio ad un nuovo ciclo di eventi.